pace. Oddio. Attento. Buono. Domani è quasi 20. Hai visto? Dai, tanto oggi è l'ultimo giorno, poi 4 c'hai... 4 giorni di scuola. Amore, no. Ah, tutto. È sabato e domenica. Te ne manca uno la prossima settimana. No, due comunque, perché il 22 vado a scuola, quindi... È uno della prossima settimana, perché... Ah, no, 21 e 22. Vabbè. Due sono meglio di 10, no? Vuoi dire 18° giorno di vlog? 18° giorno di vlog, adesso. Amore, mi dici l'onfo e poi ti impippi sul 18. 18, 18, 18. 18, 18, 18. 18, 18, 18. E con un altro non si fa cacchi suoi. 19. 19. Buongiorno care amiche che mi ascoltate da casa. Sto... Ciao care amiche, tu che ci segui da quel tubo, come va allora? Che ci racconti di bello, eh? Raccontaci le tue esperienze di vita, cara amica che ci ascolti da casa. E anche caro amico, perché caro, ci ascoltano anche i ragazzi. Ma guarda, c'è Coso, come si chiama? Cosa? Attore? Coso, ma dai, quello famoso. Coso. Ma di chi stai a parlare? Robert Redford? Rocco Siffredi. Che lui ci ha avuto, com'era? Aspetta, dov'è l'Eurospeed? Devi andare. Mi sai calma, ragazzo del futuro. Devi andare di qua. No, che diceva che lui... ci ha messo un po' per trovare la giusta posizione nella vita, però poi l'ha trovata quella posizione. La sua posizione nella vita l'ha trovata. Allora, 18? Ho perso il flusso. Questo del blog. Sta morendo. Oh, Madonna, non la posso inquadrare, ma dove va? Oh mio Dio, sta morendo. Sta sturbando, è finita. Oh Madonna! Sta cascia per terra! Oddio raga, tralasciamo il fatto che sono andata a fare colazione stamattina e purtroppo il cappuccino me l'hanno fatto un po' alla cagata sotto, cioè nel senso che era talmente liquido che al primo sorso comunque, tipo che ti via la colica. Cioè io mi sono innamorato di te proprio per il tuo modo fine e delicato di esprimerti. Amore mio. E di scrivere certi concetti che sono proprio, guarda, il top. Amore. Vabbè, visto che ci sei, dillo perché ti sei innamorato di me. Sei incastrato da solo. Dillo amore mio, come ti sei? Quando fai la cazzata nella vita o ti anche ammette, perché uno deve anche ammettere i propri limiti e i propri sbagli. Dimmi dai, che cos'è che ti ha fatto innamorare di me? Il momento preciso in cui hai capito. Sono fregato, io l'amo. Ancora sto a capire, quando lo scopro te lo dico con molta sincerità. Io non mi vorrei sbagliare, ma tu questa cosa l'hai detta anche in un altro vlog, perché è la seconda volta che te lo chiedo. E come ti ho risposto l'altra volta? Stessa la maniera. Stessa cosa. Sono coerente io, non mi però puoi dire che non ti ho mai detto una cosa per no, me. Però tu, io mi ricordo una cosa che tu mi hai detto, secondo me è stato quello che ti ha fatto innamorare. Che era un po' che uscivamo, ma non era successo mai niente, né un bacetto né niente. E tu quella sera tipo mi hai telefonato, come avevi appena portato a casa, che erano tipo le 4 di mattina, mi hai telefonato e mi hai detto: senti, io non ci sto a capire niente, mi stai andando a far fuori di testa perché a me mi piaci da morire. Dice: io non lo so che come mai, ma a te mi piace tutto, mi piace come mangi, mi piace quanto mangi, perché di solito tutte si prendono le insalatine, stanno sempre tutte gne gne gne, tu invece mi piace perché sei di buona forchetta. Mi piace come ridi. E poi si è trasformata una vicina. Detto oddio. Non è vero. Sei veramente un cafone. È che io poi dopo cambio a seconda dei tuoi atteggiamenti del cacchio. Vedi, tu sei stro e io divento come te poi. Ma io sono stro. Ma tu sì. Stroboscopico. Senti, stroboscopico. Vabbè, insomma, alla fine. Alla fine niente. Niente. Non me lo dici, vabbè. Comunque. Stiamo andando all'Eurospin a fare un po' di spesa. Scusa, cioè, mo che ho guidato. Amore, è rosso. Ho capito che è rosso. Ok, no, cioè, devo andare a quarta. Ok. Mo che ho guidato il veicolo nuovo. È proprio un cagatore sta macchina. Ma sta macchina fa schifo. sta macchina fa schifo da quando l'abbiamo comprata. Io te l'ho detto subito che questa macchina faceva schifo. Eh no, ma un par di no, l'ho detto subito che faceva schifo sta macchina. Subito che tu hai detto bella, comoda. A me non mi è mai piaciuta. Un mio parere personale. Che non ti è mai pi-
Mamma mia, che bella la G. Sì, che non ti è mai piaciuta. Che non ti è mai piaciuta, questo è vero. Okay. Tant'è che gli ho dato una botta a destra, una botta a sinistra. Come quando non ti piace una cosa, la butti per terra. Dice, questa fa schifo. Boh. Non è vero, non è stato intenzionale. Si vede che è stato inconscio. Inconscio. Fa come dice quella di tutti i pazzi per ora. L'ho fatto inconscientemente. Sì, amore, ma non l'ho fatto inconsciamente. Sì, sì, papà, l'hai fatto inconscientemente. Te lo ricordi? Taglio. Vabbè, comunque, a parte sto cagatore di macchina, stiamo andando all'Eurospin. Perché? Ma perché cagatore di macchina? Oh. L'hai detto tu! Bravissimo. L'hai detto tu! Io lo posso dire. Io lo posso dire che sono un mascalfetta. Tu non lo puoi dire. Che sei tu una scarpetta? No, il mascalfetta. Maschio alfa, il mascalfetta. Ah, il maschio alfetta. No, vabbè, ciaone. No, vabbè, adoro. Non mi adoro, guarda, ti giuro che te scarico qui, se qui ti lascio vicini fichiriglia. Sogni da signorini. So. Volo, ma dove vola? No, vabbè, a me il grande fratello mi è entrato in testa. Guarda la Jeep, io voglio questa macchina. Ma che è una macchina? Oddio, io l'adoro. Ma che adoro, quella è un cagatore. No, vabbè, adoro. Vabbè, comunque stiamo andando all'Eurospin perché ci dovevo andare ieri. Però il mio amore mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, ci andiamo insieme domani quando torno. Perché e quindi sono tornato da Torino tutto Porello, lo sapete che ieri sera Stefano l'ho messo a letto, faticava un po' a dormire perché era tornato il padre. Scusa. Comunque una figata perché c'è da Torino si vedono tutte ampie. Una figata. Che si vedono? Le ampie. Ah, vabbè. Stai alto. Tutte imbiancate, bellissime. Vabbè, infatti, posso... se stavo lì, io già stavo. Ma tu devi tornare a casa. Sto pensando seriamente di trovare il lavoro a Torino. Senti, smettila per cortesia. Sì, smettila, ho detto. Io sono serio, eh? No, amore, dai, mi fai finire un concerto. Già, ma hai fatto una mezza proposta. No, non ti inventa a cavoli, Lillo. Ci trasferiamo tutti a Torino a mangiare il gianduiotto. Sì, capirai, a me mi fanno schifo i gianduiotti. No, ma poi a Torino, ma cosa mi paghi? Fa freddo, ma Milano, Torino. Fa freddo in queste zone. Eh sì. Fa freddo in queste zone. Vabbè, io avevo detto questa cosa di Stefano, ma mo sono arrivata all'Eurospin e succederà che alla fine del vlog io mi dimenticherò di raccontarvela. De Stefano, perché... Sì, ma ormai siamo arrivati, Vabbè, vuole raccontare? Vabbè, allora, lui faceva... C'è sempre sta cazzo di mania di protagonismo, ma no, te... Ma no, volevo raccontare questa cosa... Vuoi sempre raccontare tutto te? De Stefano! Basta! De Stefano! Perché strilli? Tu hai detto basta! Certo, signora... Stamattina mi hanno fregato pure il posto, di solito lo trovo sempre là. Forse davvero? Un po' più tardi. E poi gli sgaramo le gomme. Vabbè, io comunque ve lo racconto dopo, regà, perché ne la faccio a parlare con questo qua. Stop. Ragazzi, qui c'è da fare il mega lo spesone. Comincio dai surgelati perché sono tanti. Più che tanti li voglio mettere in freezer. Allora, questo non è un coso. Allora, solite confezioni di fish burger, l'ho fatti prendere anche a mia sorella e sono fantastici, provateli, vi prego. Tre favolose degustazioni di sorbetto, mandarino tardivo di ciaculli, sorbetto al limone, sto gelando, e sorbetto ai frutti di bosco. Pampurio, perché non vieni così metti dentro al surgelatore? Oh! Le solite mazzancolle tropicali che prendo sempre di continuo sono fantastiche, costano tipo 6 euro e qualcosa al pacco. Merluzzo, ho preso questo e non quello africano, perché quello africano, nordafricano, è pieno di spine. Questo no. Probabilmente è il bagno. Sì, no, lo so. Vai. Il mio solito trancio di pesce spada, perché lo faccio sia con lo zenzero e il limone e il vino bianco, oppure in guazzetto, come vi ho messo la ricetta, che vi è piaciuta tantissimo, e soprattutto ai vostri bambini. Altro merluzzo sudafricano. Allora, quell'altro non era sudafricano, che era nordafricano. Quello nordafricano c'ha le spine. Vai, butta dentro la frizza. Poi, fette biscottate. Una sicurezza profonda come il mare. Salmone. Uova. Il latte a lunga conservation, perché devo farci qualche dolce, quindi non è che ce lo dobbiamo bere. Fuori. Ma pesa un quintale, come la porto dentro? Sta così. Ti sta ricorda sta maglietta? Quella là che ce l'avevo? Ricordatevelo voi per me! Ceribiribi Kadak! Cioè, cammina lui così, come pretendeva che la portavo lì.
Anche queste sono le borse della spesa? Sì, che si mettono in trigarelli. Ma se sta rompe, se mi suocera guarda il video, per favore, Lalla, portacene un'altra. Oh my god. Allora, spinacio, che praticamente una volta che avete lavato, questo forse è già lavato, sì, però una volta che avete cotto, da così a così. Insalata, songino per me. Ragazzi, ho promesso a Stefano che facevamo un nuovo svuota alla spesa, quindi il prossimo lo farò con lui. Funghi, cardoncelli affettati, ricotta, immancabile carta da culo. Quando dici soffi soffi dici tenerezza, quando dici tenerezza dici soffi soffi. Rotolone per pulire le varie scagazzamenti e spisciamenti di TV. Rotolons. Se buono. Qualche biscottino per la colazione. Salmone norvegese affumicato che io avevo già comprato, quindi c'è in frigo. Prosciutto chiaro, come dice Stefano, che è quello cotto. Perché deve fare quell'esperimento del pane in cassetta col prosciutto cotto e carota julienne? Vi faccio fare la video ricetta. Hamburger de cavallo. Cioccolato extra fondente per fare dolci. Ah, ma devi ancora il tiramisù, eh? Choco choc e gala choc, sempre per eventuali colazioni di straforo che non siano fette biscottate. Ultimamente sta mangiando fette biscottate. Il frutto della passione, che io non potrò mai mangiare perché grazie a questo sono andata a finire all'ospedale la prima volta. Sì, sicuro grazie a questo. Già stavo male, poi quello proprio boom, il colpo di grazia. Ma da di Lillo a sera, nel pronto soccorso mi ci ha mandato lui. Il pesto senza aglio per boh. Non perché a lui non piaccia l'aglio, lui adora l'aglio, però io ho detto amore, mo tu sei un ometto, no? È brutto che vai a scuola con l'arito che te sa di aglio. Oddio, ti puoi inchinare che sei atletico e a me puoi passare le cose? Schifezzerai. Assorbenti fior di magnolia, perché non trovo, cioè lì all'Eurospina non ci stanno quelli di marca e io ho grandi crisi per gli assorbenti, quindi ho preso questi. Tè Lichus. Lasciala lì. Diciamo il finto groviera, perché sapete che al sorcetto gli piace il formaggio con i buchi. Amore, ne tu devi raccogliere. Che è? Aspetta. Ah, signora, no, vabbè. No, vabbè, questa non sta bene, regà. Stava in macchina, stava. No, vabbè, questa non sta bene. Cioè, raga, è andato via un furgone. Guarda, cioè, non so se da sotto l'ha riuscita a vedere. Tac, ecco qua. E si è riparcheggiata qui. No, ma questa campa guardando dalla parte, cioè dalla finestra, ma non stanno bene. Ma no, questa non sta bene, raga. No, questa non sta bene. Cioè, giuro. No. Che poi, non so se già ve l'ho detto, lei c'ha una macchina proprio davanti al suo cancello d'entrata, se ve l'ho detto, perdonatemi, che è ferma, immobile, cioè, o è rotta, non lo so. È questa che loro ci girano. Allora, se tu c'hai sta fissa della macchina da averla sotto gli occhi, metti quella che è rotta in un punto fermo, là, all'angolo, e questa che ci vai, te la usi e te la rimetti davanti al portone tuo. Io, no, vabbè, ragazzi, io vi giuro, ultimamente dico, speriamo che gliela fregano sta macchina, perché vi giuro su Dio, gliela devono fregare da sotto al naso, ve lo giuro, se qualcuno ti vuole offrire volontario. Che frega la macchina signora, dopo gliela riportiamo. Di nuovo salmone, panino per eventuali fish burger per me senza il sesamo, certo non so come saranno, però io il sesamo sapete purtroppo, ciaone. Petto di pollo, due belle confezioni, straccetti e questo da congelare, perché sapete che io non congelo nulla tranne i cosci del pollo o i cosci di tacchino. Poca roba congelo, perché salsicce congelate non mi piacciono, a meno che non le devo fare nel sugo, allora le congelo. Se le devo mangiare così, no. Hamburger congelati, anche no. Carne congelata, assolutamente no. Però, come sapete, la carne a noi ci dura pochissimo. Cetriolini, perché da che a Lillo non gli piacevano, adesso l'ha scoperti e gli piacciono pure a lui. Ogni volta che scopre qualcosa per noi è alla fine, perché si mangia tutto. Prosciutto a dadini per Phoebe. Salsa barbecue, ne ho prese due. Burro, ma ne ho preso uno anche io perché voglio fare una specie di pane particolare. Pan grattato, sapone per i piatti, perché ho preso uno svelto, qualcosa del genere, ma non mi è piaciuto. Preferisco questo dell'Eurospin. Latte fresco,
burro bavarese, amido di mais, panini col sesamo per loro, salsa barbecue, strolghino, vongole. Regà, tipo il tonno, come si chiamava? O spunti, perché una volta io ho fatto assaggiare a Stefano, gli è piaciuto e quindi questo per lui. Tutto qua ragazzi, questo è il mega spesone. Stop, adesso non mi resta che mettere tutto a posto e Giglio sta chiamando di nuovo per il telefono. Ma se io gli ho spiegato come funziona, perché sta chiamando? No. Ragazzi, mi sono dimenticata che ho preso le mele perché voglio fare una cosa con la pasta sfoglia e i cachi mela che sapete che adoro, ci vado letteralmente matta, veramente fuori di testa. Giglio sta ancora al telefono con quelli della Wind perché ieri è venuto il tecnico e mi ha detto: signora, sto venendo. Io ho detto: guardi, se deve venire piammi per fotelli, eviti di venire perché è successo questo, questo e questo. Ma signora, ci sono io, vengo io. Effettivamente la porta era rotta. Dice: vabbè, adesso bisogna fare così, così, così. Aspettate un paio di giorni e va attaccano la linea. Lui adesso ha chiamato, ha detto che comunque è fermo l'ordine, è bloccato. Non si riesce a parlare con commerciale. Bisogna fare per forza una PEC e noi la PEC non ce l'abbiamo. È una vergogna comunque, ragazzi. Io se c'avevo dei poteri particolari, cioè vi giuro, avrei fatto abuso di potere, perché così non è giusto. Prende proprio per culo le persone che comunque pagano, va in servizio. Una vergogna. Allora, il mio amore ha comprato queste telecamere da esterno, che comunque si dovrebbero pure muovere. Guardate quanto sono belline e sono delle telecamere che se entra qualcuno queste me coglions che te parlano e te fanno compagnia a sto periodo di lockdown. Allora, praticamente se segnalano una presenza non spiritica, una presenza reale, fanno tipo dei flash, lampeggiano, giusto? C'hanno una luce stroboscopica. C'hanno la luce stroboscopica e c'hanno la sirena incorporata. Quindi il ladro si mette a ballare perché poi parte pure la sirena e quindi stroboscopicano. Comunque, sono caruccette, sono della... Edswitz. Molto carine, si mettono da esterno, appunto si collegano con il wifi. Anche con la rete. O col cavo di rete, sì, col wifi o col cavo di rete fisico. Tutto di nuovo. Ok. Sono caruccette, ma non so quanto sono funzionali, però prima le proviamo e poi al limite, se vi interessa, vi dico... tutto quanto, insomma. Ok, mentre lui programma queste, io me ne vado su e vado a avvantaggiarmi col video, perché poi oggi quando viene Stefano vogliamo sicuramente vederci. Beh, lui vuole giocare appena arriva. Oh, non riesco a sistemare questa cosa, vabbè. Ha detto che vuole giocare con la macchina di Batman, però poi vogliamo fare un paio di gnometti piccolini per le maestre, ma proprio piccolini, perché li vuole fare da solo, io devo solo fare la colla a caldo, e poi vogliamo fare un lavoretto di Natale, poi ci vogliamo vedere Stranger Things, ma il mio amore mi ha comprato il telecomando dispositivo per vedere, per far diventare il televisore della camera Smart TV, senza dover comprare lo Smart TV. Sempre da Amazon. Sempre da Amazon. Ma qual è? Questo qui? Fire TV Stick. Questo qui? Ci ha messo un botto ad arrivare, ma proprio tanto. Perché l'ho comprato col Black Friday. Col Black Friday, quanto l'hai pagato? Da adesso è arrivato, quando è stato? Una cifra, no, è arrivato, cioè ci ha messo veramente tanto. E questo è un pennino, si collega alla televisione e diventa smart, quindi ci potete vedere YouTube, Twitch, Disney, Amazon, Infinity, tutto quello che volete, quindi ce lo possiamo dare all'attore. Quanto l'hai pagato? 30 euro. 30 euro in offerta, se no costa, se non è in offerta. O 40 o 50. 40-50 va bene, perché comunque uno Smart TV, beh, però uno Smart TV quanto costa? Ah, sì, che sì, piccolo, vabbè, cioè, certo. E siccome lo Smart TV è arrivato per bombolone, noi abbiamo, vabbè, ma chi se ne frega, cioè nel senso, se c'è quello va benissimo. No, il televisore nostro è nuovo, ce l'aveva dato mia madre. E poi Lillo mi ha comprato questi, che io già so, già ho capito, perché lì per lì ho detto: non come li uso? No, scusate, non l'ha comprato. L'ho preso al lavoro, delle cose rimaste. Sì, vabbè, ho detto comprati, volevo dire mi ha preso. Ecco, vedete, in questo momento si vedono tutti quegli aloni che dite voi, e ma purtroppo è l'obiettivo che si è rovinato, ve l'avevo detto ieri. Si vedono tutti, eccoli qua, li vedo io da qua. Vabbè, pure qua si vede... Vabbè, cerco di mettermi così, così non li vedete. Comunque mi ha preso sti cosi al lavoro per poter fare il corpo degli gnometti e già ho in mente come farli. Verranno diversi, super leggeri però. Va bene, vado su e vado a lavorare. Ciao ragazzi. Ciao amica che mi seguite da casa. Devi far cadere, guarda. Non ci metta manina. Piano piano. Bravo.
racconteremo. Oh mio Dio, sono capitano, signor, signor, signor. Ora spingiamola in attimo. Oddio. Oddio, è difficile, molto difficile. Amore, tu non devi aver paura. Hai visto, lo guardi MasterChef? No. Non lo guardi? Guarda. Ah, capito. Piano. Bravo, bravissimo. Prendi la covarda e aiuta Chase a farci visitare le altre navi. Così va bene? Sì. Voilà. Ho sempre desiderato fare voilà. Prendi la padella. Questo piccolino, sì. Vai. Accendi tu il gas. E qual è? Dovrebbe essere questo, guarda. Questo? Sì. E come si fa? Spingi e verso di me. Così va bene. Bravissimo. Adesso, okay. Burro. Piano, mamma. Oddio, mi stanno fatti tutte le parole. Buone mele. Poi guarda, si chiude. Così. Con quello eccessivo. Non le riempir troppo, se no esplodi. Così va bene. Bravo. Mettile al centro però, amore. Sì, bravo, vero? Quindi come vanno? Lo devi coprire così, bravissimo, bravo. A sacco fino? Piano, no. Devi solo coprirlo e poi prendi una forchetta e fai questo, guarda, per sigillarli. E io sono un raviolo. Solo così, guarda. Sono un raviolo. Prendi una forchettina. Vai. Però la devi mettere centrale, perché se no lo metti centrale. Non la spingere troppo, perché se no si buca la pasta sotto, Ma dopo. Eh no, amore, se no la rompi. Dopo tutte le mele escono di fuori. Bravo. Bravo. Amore, guarda, amore, c'hai tutte e due le manine da usare, eh. Devi fare questo, piano piano spennellare tutto così, ok? Perché vengono dorate, tieni. Reggi l'uovo. Impara a fare le cose con due mani. Io devo fare dorate. Perché sono più belle a vedere. Ed è buono l'uovo. Non si sente, vai, spennella, vai, sbrigati che sennò la pasta si riscalda troppo. Bravissimo, forno. Ragazzi, tortine di mele caramellate al marsala, top, col pennacchietto perché è immancabile, cioè, ci abbiamo messo lo zibibbo, dopo la prova assaggio, se mio figlio si sbriga. Volevo vedere la prova assaggio. Allora, considerando, Stefano, che a te le mele non piacciono, ci sono mosciate?
La tortina è molto buona, molto fragrante. Beh, ah sì, no, abbiamo messo tante mele. Ci serve un pochino più di liquore. Ma c'è leggeri, sì, ancora più liquore. No, vabbè. Questa sono delle bombe. Che buone. Sono quelle là. Buone? Ho preso la mela. Brava Giacomo. Io non l'ho presa ancora. Questa è quella crema pasticcera dei Pampurio, raga. Sono leggerissime, c'è una nuvola. Vabbè, io adoro la pasta sfoglia, raga. Sapete perché? Perché a me piace realizzare i dolci, ma so imbranatissima, cioè non me ne viene uno. E molto spesso non mi vengono manco con la sfoglia, quindi pensate all'imbranataggine. Ah, ma tu non l'hai mangiata? Io ce l'ho. Perché? Perché è più grossa, paraculo. No, perché il momento stanno dentro le mele, comunque non lo sentire. Vuol dire decidi la ricetta? C'hai ragione. Diciamo la ricetta. Come però si chiamano se... queste mele? Le fuji. Aspetta però, fammi allora, passare perché sennò... La ricetta è mele rosse fuji. No, fuji. Fuji. Poi tagliate la poi fate degli spicchi. Bravo. Sbucciateli e ricamate dei piccoli pezzetti, non minuscoli. Ricavate, non ricamate. Ricavate. Ok. Allora, dopo mi pare che era. Le mettete in padella. Mettete una padella tutte di piccoli pezzetti con una fettina di burro, giusto? Bravissimo, poi. Poi la mettete sul gas, prima su quello piccolo e la fate cuocere per 15 minuti. No! Per un po', amore. Per un po'. Le tiri fuori? No, che ci ho aggiunto, amore? Ci ho aggiunto lo zucchero di canna. Lo zucchero di canna. Abbastanza, forse 4 o 5 cucchiaini, un po' grandi. Poi ci ho aggiunto lì. Il marsala. Ma ancora mi devo finire di bere. Ci hai bevuto tuo padre, eccolo se. E dai, però. E dopo te lo do un altro po', dai. Perché? Ma lo so finito. Dopo te lo do, dai. Bel marsala. Marsala. Poi? Poi le mettete sul fuoco un po' più... Potentati! Cominciano a bollire e caramellano. Ok, dopo le tirate fuori e le mettete nel forno? No, dopo cominciate a fare dei cerchi di pasta sfoglia. Dei cerchi di pasta sfoglia con quelli col marsala che sta dentro le mele caramellate. Lo passate col pennello sopra i dischi. Solo no, abbiamo messo prima... su tutti, abbiamo messi su tutti. Su tutti i dischi. Bucate la pasta sfoglia. Bucatela, così. Poi prendete le mele caramellate e le mettete al centro del disco. Del disco. Di un disco. Perché poi l'altro e lo chiudete con quello di fronte. Lo chiudete. Fate una specie di raviolo con la forchetta ai lati pac pac. Andate a chiudere, a sigillare. A sigillare così. E prima di infornare che si fa? Una volta fatto tutto così, poi prendete un uovo, lo aprite e lo mettete dentro una ciotola. Ma tutto l'uovo? Sì. Solo il tuorlo. Ah, il tuorlo. Poi con un cucchiaio, con una forchetta, non mi ricordo che era, lo giriamo. Anche col pennello lo girate. E sempre con lo stesso pennello lo passate sopra ai tortini. A che serve metterci l'uovo? Perché no, in modo che vengono più lucide da vedere. Belle, belle tutte dorate. Poi una volta che l'avete messa nel forno. A 180 gradi per 15 minuti. Per 15 minuti. Senza mai aprire il forno, sennò la pasta frolla. Sì. La pasta sfoglia. Far cucire più due alla vendetta. Se sfoglia. Poi, voglio tirare fuori zucchero a velo. Zucchero a velos.
e magnate, viene da Dio. Noi non ci abbiamo messo la cannella, però. Un attimo, ti prendi un attimo la forchetta. Il forchetto. No, mettiti qua al centro. Io prendo il coltello e ti prendi un attimo la forchetta. Sì. Ok. E ti metti. Prendi un attimo il mano e fai così. Così? Non si apre. Siamo i re della cucina. Ah, abbiamo fatto un Master Chef. Chiarucci Chef. No, così. Così? Sì. È il nostro logo. Ma che fa? Mi tocchi il sedere. Dai, finisci. Vedi il nostro logo. Considerate che a Stefano non piacciono le mele. E ogni tanto mi invento la qualunque per fargliele mangiare. Lillo consiglia di fare dei spacchi sopra per far fuoriuscire il vapore e per far rimanere la sfoglia più fragrante. Quindi... sono buone. Sono buone così. Però lui dice che sono buone. Questa è appena sfornata. Mmm. No, bene, una lascia la papà, questa lascia secondo la papà. Me fa i buchi su quella sotto, ma non su quella sopra, le sfoglie. Io l'ho fatto pure su quella sopra. Invece non li dico su quella sopra. Ok. Così, se così sopra rimane proprio gonfia. Ma hanno fatti pochissimi su quella sopra. Ma non fa, ah, sopra. Ok. Prova, ma non fa. Oh, oh! Mmm! Porco due! Oddio! Ah! Per marzare la caramellata! No, amore, mi sono ustionata lingua, tutto! Mmm, le dovete fare, sono troppo buone. Ragazzi, vorrei far vedere questo. È tornato Lillo. Perché? È il giacchetto.